Ed eccoci qua ragazzi, buonasera, buonasera, come state? C'è una nuova grafica, avete visto? Stasera, diciamo che da oggi fino a Natale ci sarà questa grafica che richiama il mio libro anche a partire appunto da quello che si chiama overlay in gergo internet e in gergo social. Comincio subito con la recensione. Siamo a un passo così dalle 500 recensioni su Amazon, siamo tornati in top 50, che è un risultato clamoroso dopo un mese, ma voi dovete continuare a regalare questo libro, perché se lo regalerete scoprirete delle cose straordinarie, come ci dice Gianluca Quinto, che il 3 dicembre 2020, in una recensione che leggo adesso per la prima volta con voi, ebbe esattamente a scrivere quanto segue. Il libro di Andrea Scanzi ci ricorda con stile ironico, a tratti caustico, nelle sue cifre più squisitamente aretine, che di fronte a noi, dall'altra parte, c'è Mefisto, un lato oscuro di un potere che si prende il lusso tracotante di agire impunemente sotto lo sguardo di tutti. Sta a noi restare umani e lottare. La carrellata dei personaggi può sembrare grottesca ai limiti dell'inverosimile, ma il suo unico difetto, credetemi, è di ricalcare fedelmente l'impietosa realtà. Come un novello Darwin alla scoperta di primati che nella corsa per l'evoluzione non ce l'hanno evidentemente fatta. Questa è bella, Gianluca, bravo. Andrea si esibisce in una vera e propria tassonomia linneana del disagio. Oh là là, ragazzi, voi qui scrivete bene, ma molto meglio di me, ci vuol poco. La mia parte preferita è quella dedicata al cazzaro gozzovigliatore, che immagino essere Salvini. Ti regala un sorriso che si trasforma presto in una smorfia di raccapriccio quando ti ricordi che egli esiste, egli immagino sia sempre il buon Salvini. Però vi confesso, ragazzi, che, mentre ne ho trovato un'altra che leggerò alla fine, vi confesso che secondo me in questa fase storica c'è qualcuno che è addirittura molto peggio di Salvini ed è Matteo Renzi. Allora, io ho cominciato la diretta anche stasera in ritardo perché ho corso, non ho fatto 15 km, ma ne ho fatti. Quanti ne ho fatti? Fammi controllare l'Apple Watch. Quanti ne ho fatti? Tadan, 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 12, ne ho fatti 12, un po' pochi, sì, oggi ne ho fatti pochi. Vabbè, allora, ok, quindi scusate il ritardo, nel frattempo avrete comprato sicuramente 4.721 libri in più, possibilmente aiutando le librerie indipendenti, poi dopodiché compratelo dove volete, l'importante è che lo compriate, lo regaliate e lo regaliate soprattutto ai renziani, ai meloniani e salviniani che sono i protagonisti di questo libro e che sono anche quelli che andranno al potere grazie a Renzi se questa crisi di governo non avrà soluzione. Che scrive il fattocotidiano.it? Scrive che il CTS chiede di inasprire le misure e aumentare i controlli, cosa che avevamo scoperto anche ieri sera nella diretta di ieri. I nuovi casi come una settimana fa, 846 morti, cifre ragazzi spaventose. Cioè, io non so, qui c'è gente che pensa a riaprire i pranzi, i cenoni, qui siamo al delirio assoluto. Cioè, 846 morti, il problema sono i comuni. Cioè, io ragazzi, non so. Però ecco qua, recovery, Conte, due punti, non è concezione padronale, lo stato dei progetti sarà consultabile online. Forse l'avete vista, forse no, stamattina è uscita una bella intervista della Stampa, il quotidiano di Torino, a Giuseppe Conte. Conte ha risposto a tutte le domande possibili. Bella intervista, sicuramente non bella quanto quella che faremo domani, Luca Sommi, io e Marco Travaglio a Conte, ad Accordi e Disaccordi, poi ci arrivo a questo aspetto, però scherzi a parte, una bellissima intervista. Conte ha ripetuto che non farà rimpasti, che non starà al potere a tutti i costi, che ha le valigie pronte da quando è nato e da quando ha fatto il governo Conte 1 e quindi anche il governo Conte 2, che la task force del recovery fund in realtà è stata concepita dall'Europa e quindi da Gentiloni. Quindi se Renzi non è d'accordo con il recovery plan, ne discuta con Gentiloni. Dopodiché, ragazzi, il problema con niente, cioè con i renziani, rimane. Io proprio adesso vedevo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano un articolo, vado a linkare sopra, Renzi rinvia l'incontro e minaccia ancora. Apro questa pagina, vedo una bella faccia di Renzi che si tocca le mani un po' come fa Vespa che sta così. Ieri è circolata una notizia che mi ha fatto veramente schifo. Sembra che Renzi si sia vantato con Salvini dicendogli hai visto quanto l'ho messo sotto Conte. E io non so se sia vero o meno, però ce lo vedo, ce l'ho sempre visto. Renzi che fa il ganassa con gli altri dicendo hai visto, io ho incontrato Obama, hai visto, io ho incontrato la Merkel, hai visto quanto so figo. E adesso lui, dentro la pandemia, si vanta di creare una crisi dentro il governo, si vanterebbe di creare una crisi di governo con chi? Con Salvini, che è meraviglioso. Cioè, pensate, c'è gente che ha votato Renzi convinta che la sinistra fosse quella. Che
E adesso Renzi è uno che vuol far cadere un governo di centrosinistra per consegnare il paese a Salvini e alla Meloni. Mi sembra straordinario. Veramente, se c'è ancora qualcuno qui renziano in questa pagina, si levi dalle palle. Perché io i renziani pentiti li accetto. I renziani ancora perduranti, no. Quindi se state in questa pagina state zitti, perché io appena vi leggono i miei moderatori, vi blocco subito, perché non c'è nessuna categoria politica colpevole e improponibile oggi come i renziani. Voi direte, sei antidemocratico? Sì, e come se lo sono, soprattutto a casa mia. A casa mia i renziani impenitenti non ci stanno, quelli che si lamentano perché pubblico le classifiche in cui sono primo si devono levare dai coglioni, quelli che dicono che parlo troppo di me si devono levare dai coglioni perché a casa mia parlo anzitutto delle cose belle, quindi parlo anzitutto di me. È ovvio che se sto a casa mia parlo di me e non di te, di voi o di Porro, è del tutto ovvio. Te lo immagini se io sto dentro una pagina con 2 milioni di fan e non parlo di me, dei miei spettacoli teatrali, dei miei libri, dei programmi televisivi, di quanto è successo? Sarei un imbecille se avessi creato tutto questo impero social e poi parlassi di altri. Pensa che sottosviluppato mentale che sarei. E magari lo sono, ma non per questo motivo. Renzi, ragazzi, perché Renzi è tornato a far parlare di sé? Matteo Renzi rinvia l'incontro con Conte mentre continua a minacciare il governo. Sì, perché oggi ci doveva essere un incontro tra renziani e Conte, ma soprattutto tra Renzi e Conte. Non c'è stato questo incontro, hanno detto i renziani, perché la Bellanova aveva un impegno, la Bellanova era a Bruxelles. Qualcuno dice che è una scusa perché Renzi continua a tirare la corda. Vedete, l'impegno della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova a Bruxelles le ha impedito di partecipare al vertice delle 13. Rosato, pensa chi dobbiamo ascoltare. Rosato, Rosato, quello del Rosatellum, quello del Rosatellum, accidenti al Rosatellum. Ci vedremo domani sera o giovedì, dice. Pensate, ma anch'io di che cazzo devo parlare? Dell'incontro tra Rosato, Renzi e Conte? Ma pensa a sto poro Conte che deve incontrare Rosato, ma roba da matti. La notizia, beh, la notizia non è così nuova, ma insomma. Conte ha ricevuto l'appoggio di 5 Stelle e PD a procedere con il governo e un no secco all'ipotesi d'impasto. Diciamo che mi sembra convinto l'appoggio dei 5 Stelle, quello del PD mi sembra molto meno convinto, ma magari sono io che ho sbagliato. Quello che mi affascina è che Renzi ha rinviato la resa dei conti. Penso che Renzi rinvia la resa dei conti con quel bel fisicaccio, la resa dei conti di Matteo Renzi. L'aitante, carismatico e pugnace Matteo Renzi che fa la resa dei conti. Matteo Renzi, la resa dei conti, il mister Bindirignano che fa la resa dei conti. Qui siamo al paradosso assoluto. Ma si è affrettata a usare la sua e-news, sti gran cazzi! Ha usato addirittura la sua e-news, che avrà 4-5 iscritti, la sua e-news. Ma ragazzi, dov'è la e-news di Matteo Renzi? Ci vogliamo iscrivere tutti alla e-news di Matteo Renzi. Ma rendiamoci conto, ha scritto una e-news e nella e-news ha usato delle parole forti. La e-news di Matteo Renzi, che la riceveranno Giusto Costantino della Gherardesca, Gaia Tortora, Maria Teresa Meli, Faraone Bonifazi. Chi cazzo è iscritto alla e-news di Matteo Renzi? Ma si fa cadere il governo con la e-news Matteo Renzi? Io con questa pagina che devo fare? Devo invadere Plutone, Marte, Saturno. Ma di che stiamo parlando? La e-news, io devo sentire parlare delle e-news. La e-news di Matteo Renzi, che cazzo è poi una e-news? La e-news di Matteo Renzi per continuare a ricattare l'esecutivo, ribadendo innanzitutto che è pronto a ritirare le ministre. E che ministre? La Bonetti, che nessuno ha sentito nominare da quando c'è questo governo. Io non l'ho mai sentita nominare la Bonetti, magari è brava, ma non c'è stata mai mezza volta che ho sentito nominare la Bonetti. Chi è la Bonetti? Esiste la Bonetti? Chi sei? Bonetti. Io mi ricordo un difensore del Bologna, forse anche della Juve, Bonetti. Chi è la Bonetti? E poi ritira la Bellanova. Il più grande pregio della Bellanova è che mi ricorda tantissimo mia nonna. È un grande complimento perché io a mia nonna ho voluto un bene dell'anima, a tutti i miei nonni. Mia nonna Fosca era uguale, identica alla Bellanova. Mi sembra un po' poco come valore politico, ma è comunque già qualcosa. Dopodiché, se Renzi ritirerà la Bonetti e la Bellanova, credo che la terra resterà comunque in asse. Non credo che avrà proprio uno smarmittamento tale per cui andrà fuori asse il pianeta Terra.
ma lui minaccia attraverso la e-news di Matteo Renzi, la famosissima e-news di Matteo Renzi, di ritirare le ministre, che non sono la Thatcher e Rosa Luxemburg, sono la Bonetti e la Bellanova. Quindi è ripartito sempre Renzi con la sua e-news dall'accusa secondo cui sul recovery plan il governo non sia mai stato consultato, che è una immensa bischerata. Una notizia smentita però dal Fatto Quotidiano, ma il Fatto Quotidiano è vile, come voi sapete. Venerdì scorso sono stati almeno 16 gli incontri al Ministero su governance e spartizione dei fondi, che vuol dire? Vuol dire che Renzi sta cercando un pretesto per far cadere un governo che voleva far cadere sin dal giorno in cui l'ha fatto nascere. E io lo dicevo anche durante le dirette di marzo, di aprile e di maggio, perché sono intelligente, sì, perché sono un genio, sì, ma soprattutto perché Renzi è l'essere più prevedibile dai tempi del Pleistocene. Non c'era nessuno più prevedibile politicamente di Renzi già ai tempi del Pleistocene, tranne Renzi, perché Renzi c'era già ai tempi del Pleistocene. Voi non lo sapevate, ma io sì, io lo so, perché c'ero anch'io già ai tempi del Pleistocene. Nonostante questo, Renzi scrive nella sua e-news, la e-news di Matteo Renzi con 6 iscritti, se lui fa cadere il governo con la e-news, io con la mia pagina Facebook voglio invadere la Polonia e voglio diventare il presidente degli Stati Uniti conquistando l'Arkansas, perché si pronuncia Arkansas e non Arkansas, l'Arkansas, lo Utah e l'Ohio e il Tennessee con la mia pagina Facebook, mentre lui con la sua e-news per i suoi 6 iscritti, compresi i parenti, scrive il presidente del Consiglio, ha convocato i partiti di maggioranza, il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi al governo e al Parlamento è stato ufficialmente bloccato. Lo avevo chiesto in Parlamento e oggi sono felice che tutti diano ragione a Italia Viva. Ma chi te la dà ragione? Chi? Chi tutti danno ragione a Italia Viva, che è il partito più odiato del mondo? Se fa cadere il governo lo inseguono col badile, col forcone e tutti danno ragione a Italia Viva. Pensa come sta messo Renzi, che scrive le e-news per 6 persone, minaccia con le e-news per 6 persone il governo e si dice da solo che tutti danno ragione a Italia Viva. Chi? Chi dà ragione a Italia Viva? Ditemi qualcuno, ditemi 10 persone che danno ragione a Italia Viva. 10, non 1.000, 10. Gaia Tortora. Lascia stare i parlamentari. Gaia Tortora. Maria Teresa Meli. Costantino della Gherardesca. Luca Bizzarri. Sono 4. Ditemene altri 6. Sono tutti iscritti alla e-news di Matteo Renzi. Tutti danno ragione a Italia Viva. Sono felice che tutti diano ragione a Italia Viva. Si è creato un mondo, come ve la ricordate Amélie in quel bellissimo film che si creava il mondo, il favoloso mondo di Amélie, e lui c'è il favoloso mondo di Renzi, dove tutti danno ragione all'aitante, bello, meraviglioso e pugnace e atletico Matteo Renzi e alle sue e-news. Non è possibile. Non è possibile. Ma la cosa bella è questo libro. Sì, lo so, Scanzi, è bello questo libro e voi lo dovete regalare, ma c'è un'altra cosa bella. E qual è? È che questa diretta la sta facendo Batman, come dice il nome sovrascritto. Sì, ma la cosa ancora più bella qual è? Che domani, in prima serata, ci sarà ospite di Accordi e Disaccordi per l'ultima puntata dell'anno e per una puntata speciale in prima serata alle 21:25 sul 9, mercoledì 16 dicembre, quindi domani alle 21:25 sul 9, si accende la televisione, si vede in diretta Luca Sommi, Marco Travaglio, Andrea Scanzi, quindi tre bellezze clamorose e tutti e tre avranno come ospite chi? Giuseppe Conte. E quindi sarà una puntata imperdibile, ragazzi. Ci sono pochi cazzi, cioè poche discussioni. Vi può piacere Scanzi, non vi può piacere Scanzi, non me ne frega nulla, tanto avete torto se non vi piace. Ma la cosa fondamentale qual è? La cosa fondamentale è che c'è Conte. Allora domani tutti dovete guardare questo programma. Quante volte è andato in televisione negli ultimi mesi? Lasciate stare le conferenze stampa, dirette Facebook. Quante volte è andato in televisione negli ultimi 3 mesi Giuseppe Conte? Io me lo ricordo una sola volta. 2 o 3 settimane fa ha fatto il record di ascolti, dove? A 8:30. Basta. E allora domani è chiaro che noi avremo la possibilità di fare delle domande molto importanti a Giuseppe Conte. Quali saranno queste domande? Il governo dura oppure no? Il rimpasto lo fai oppure no? Ci sarà il Conte Ter o non ci sarà neanche il Conte 2 perché sarà caduto nel frattempo? Quante
Quando incontrerai Renzi, cosa dirai a Renzi? Cosa dirai alla Bonetti se esiste? No, questo no, perché la Bonetti non è esattamente una priorità. E poi soprattutto, non soprattutto, e poi anche, che succederà a Natale? Verrà fatto un nuovo DPCM, verranno fatti dei nuovi restringimenti, tutte le regioni dal 21 dicembre torneranno rosse, come qualcuno dice, o addirittura vaticina, che è una parola che mi è sempre piaciuta, vaticina. Bello, senti quanto è bello vaticina. Vaticinare, bello. Dal latino, non lo so, verrà tanto viene tutto dal latino. Sarà una bellissima puntata. Avremo Giuseppe Conte per 40 minuti. E sarà veramente una grande intervista. Luca Sommi, Marco Travaglio e Andrea Scazzi. Quindi ci dovete essere. Domani alle 21:25 sul 9, puntata speciale di Accordi e Disaccordi. È ovvio che avere adesso Giuseppe Conte significa appunto toccare tutto quello che va toccato in ambito politico, ma anche culturale, ma anche sanitario. Appunto, il DPCM, la tenuta del governo, eccetera, eccetera. Una domanda che io farò sicuramente sarà anche una domanda legata all'atteggiamento del PD. Perché al netto del fatto che i 5 Stelle, diciamo, sono convinti quasi tutti, tranne due o tre scappati di casa, patetici, di questo governo. I bersaniani sono d'accordo o convinti tutti. Il PD angolo Boccia è convinto. Il PD lato Provenzano è convinto. Il PD lato Zingaretti? Boh. Marcucci? Del Rio? E allora sarà interessante. Poi, per carità, a me piacerebbe anche domandarlo a Renzi, no, non ce la faccio. Però un renziano, ma i renziani in televisione da noi, quando ci siamo, Scanzi e Dio, no, Travaglio e Dio, perché Scanzi sarei io, sì, ok. Quindi quando ci siamo, Travaglio e Dio, non vengono. Luca Sommi, poverino, è quello che ne patisce le conseguenze, perché in realtà nessuno ce l'ha con Luca Sommi, che io sappia. Diciamo con Travaglio e Scanzi parecchi ce l'hanno. Allora, non vengono i renziani, non vengono i meloniani, non vengono i salviniani, la puntata ce la facciamo da soli, ma domani ci sarà il Presidente del Consiglio e quindi voi ci dovete essere in massa ci dovete essere in massa. Io qui ringrazio anche Massimo, che scrive Lettura per stomaci forti. L'8 dicembre ha scritto un espresso super concentrato delle Scanzi Live, la cui amarezza è mitigata dall'ironia. Dopo averlo bevuto, richiede una confezione di Malox per calmare la gastrite. Scanzi scrive esattamente come parla, che non so se sia un bene o un male, un linguaggio stringato ed efficace in cui a volte compaiono termini e riferimenti che, per essere compresi, meritano una ricerca su Wikipedia, e lo faccio apposta, perché bisogna essere sempre stimolati culturalmente, bisogna sempre crescere, bisogna sempre avere cultura, voglia di esperienza, voglia di comprensione e voglia di conoscenza. Quindi, se leggete questo libro, vi manca una parola, la scoprite, grazie a me, sono contento. Quindi, un motivo in più per comprare questo libro subito, compratelo, 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 che se domani siamo nella top 50, faccio un'altra diretta speciale. E mi raccomando, domani, domani alle 21:25. Giuseppe Conte, ospite di Accordi e Disaccordi, puntata clamorosa sul 9, una roba pazzesca, clamorosa, straordinaria. E se non comprate questo libro, e se non ci guardate domani ad Accordi e Disaccordi, vi iscrivo a tradimento alle e-news di Matteo Renzi e vi faccio parlare direttamente con Costantino della Gherardesca, Gaia Tortora e Luca Bizzarri. E poi sono cazzi vostri. Ciao ragazzi.